Vengono finanziati quindi i comuni con un ristoro riguardo ai mancati incassi per i canoni di concessione, ma non soltanto i comuni, ma anche laddove i proprietari delle aree siano le amministrazioni separate degli usi civici, saranno finanziate queste. Vengono finanziati gli impiantisti per i motivi che vi dicevo prima, quindi la messa a sicurezza Covid, ma anche per la revisione, per la manutenzione e per l'adeguamento strutturale di alcuni impianti, e inoltre tutto il turismo bianco, le persone in prima linea, quindi i maestri di sci o da soli oppure quelli associati in scuole sci, avranno un loro finanziamento. Aiutiamo inoltre anche il mondo dei noleggiatori di sci, perché anche loro hanno subito un grave danno, e aiutiamo poi le guide alpine e gli accompagnatori di media montagna. Ci sono stati poi interventi specifici su alcuni comuni che avevano la necessità di rispondere nell'immediatezza per il mantenimento di alcuni impianti sportivi.